Rodolfo, la spegni tu la televisione? Io chiudo a chiave la porta. Ora metti la sveglia. Perché devo mettere la sveglia? Perché lo facciamo sempre. La mettiamo sempre. E lei suona sempre, tutti i santi giorni. Ma non ci alziamo mai. Allora io mi chiedo, perché mettere la sveglia? Per sapere che inizia un'altra giornata. Già, ma tanto non ci alziamo. Che c'entra? L'importante è saperlo. Alle 7? E poi c'è un perché. Si sa che sono le 7 quando suona. È un fatto sicuro e guarda che di questi tempi non è poco. La televisione l'hai lasciata accesa. Come fai a sapere che è accesa? Sento il fruscio. Non sento nessun fruscio. No, le tue orecchie sono arrivate. Questa è una cattiveria. Le mie orecchie stanno più che bene. È che hanno sentito troppe sciocchezze e se ne sono andate in pensione. Quando vieni a letto? In cucina, presto! Perché? Che succede? Che starà succedendo? Che succede? Vieni a vedere. Se quell'uomo è morto, allora ho visto un omicidio. Un omicidio e un omicida. Un omicidio e un omicida? Quella gente io l'ho conosciuta. Sono stata là per sapere se gli serviva una donna per le pulizie. È morto. Quell'uomo è stato ucciso. L'altro gli ha messo le mani intorno al collo fino a che quel poveretto non si è mosso più. Che facciamo adesso? Quando sono andata da loro a chiedere se mi assumevano, mi sono fatta dare il numero di telefono dell'ufficio. Adesso li chiamo e sento cosa è successo. Ma è il caso di mettersi in mezzo? Questo non è mettersi in mezzo. Questo è sapere cosa è successo. Ora vediamo se qualcuno mi risponde. Per me è meglio lasciar perdere. Guarda fuori tu. Infatti non rispondono. Sì? Sì, pronto, è la di Tolvain. Scusi, ma da voi che succede? Se non sbaglio, vedo un uomo per terra. Mi sente?
Pronto, è ancora lì? C'è un uomo vicino alla finestra. Ha spento la luce. Ho sentito che parlavi. Infatti. E secondo me era lui l'assassino. E adesso che si fa? In questi casi si telefona alla polizia. Che altro vuoi fare? Non è che finiamo nei guai, Anna. Gli dico soltanto che ho visto commettere un omicidio, nient'altro. Questo almeno lo devo fare. Buongiorno, signor Weser. Buongiorno. Stefan? Sì? La vittima è in questa stanza. Ah, guarda qui. Hanno forzato la serratura. Josef Kerbacher, 54 anni. Questi sono i documenti. Causa del decesso? Sembra morto per strangolamento. Dove si va di là? Agli altri locali della ditta. E questa ditta di che si occupa? Import-export, Holbein & Company. Cosa importino e esportino ce lo faremo spiegare. La vittima chi è? Un dipendente dell'azienda. Hai già provveduto ad avvertire qualcuno? Il proprietario in persona, Holbein. Qual è stata la reazione? Normale, era molto scosso. Ha detto, questo è il più brutto risveglio della mia vita. Già, comunque qui c'è qualcosa di strano. Mm? In che modo è stata avvertita la polizia? Con una telefonata anonima, una voce di donna. Ah, e ha detto di aver visto il corpo, è così? Mm-hmm. Ha indicato via, numero e piano, ma non sappiamo chi sia. Allora ha detto di aver visto il corpo, d'accordo. Mm. Ma questo che significa? Che l'ha trovato, che l'ha scoperto qui? L'ha scoperto qui? E chi lo sa? Guarda che bella casa. Uno di quei vecchi palazzoni. Guardano da questa parte. Andiamocene. E perché? Non stiamo mica ammazzando qualcuno. C'è il signor Holbein. Incredibile. Mentre venivo qui, continuavo a ripetermi. Vedrai che c'è stato un errore. Ora l'ho visto. E devo arrendermi. Sarà meglio andare di là. Venga, prego. Insomma, hai visto l'assassino? Sì. Non molto bene, però. Dovresti dirlo alla polizia, non pensi? Sì, in effetti lo dovrei fare. Ma guarda che non è così facile. Ora poi che c'è tutta quella gente, non me la sento. Sono troppo spaventata. Era il mio procuratore. Lavorava con me da 7 anni ormai. C'era un rapporto quasi, sì, di amicizia. Scusi, ma sono piuttosto turbato. E come è accaduto il fatto? Morto strangolato. L'autopsia lo confermerà. Strangolato. Signor Holbein, l'omicidio è stato commesso intorno a 00:30. Lei ha un'idea di che cosa ci facesse il suo procuratore in ufficio a quell'ora? Questo soltanto lui potrebbe dircelo. Mi spiace, io non lo so. Senta, hanno forzato le porte e frugato dappertutto. Il morto è stato portato via, le impronte rilevate, quindi se lei vuole può controllare se hanno rubato qualcosa. Vediamo cosa manca. Purtroppo ci sono un sacco di scartoffie qui, vecchi documenti, carte inutili, potevano prendersele. Di cosa si occupa la sua ditta? Noi importiamo ed esportiamo. Tutto quello che si può importare o esportare.
Abbiamo un'ottima reputazione e parecchi contatti all'estero. Certo. Ah, in ogni caso, mi sembra di capire che carte e documenti segreti non li tenete qui, giusto? Infatti. Qualcuno ha denunciato l'omicidio. Chi? Una telefonata anonima. Diceva di aver visto un morto. Ci ha dato l'indirizzo. E a che piano era? Vada, ci vedremo con i suoi impiegati domani mattina con calma, eh? Sì, la ringrazio. Niente. È stata forzata, in modo ignobile. Sì, non a regola d'arte. Per voi vuol dire qualcosa? Può darsi di sì. A domani. A domani. Harry, aspetta sì. Un momento. Ha domandato da chi era stato denunciato l'omicidio. E io gli ho detto che qualcuno ha telefonato che qui c'era un morto. Ma mi pare, sì, mi pare un'assurdità se come ora le tende erano chiuse. D'altra parte, guardati intorno. Tu faresti tutta questa confusione con le tende aperte? Non ha senso. La spiegazione deve essere un'altra. Vieni qua, per favore. Guarda come si vede bene da lì. È abbastanza vicino. Sì, va bene, ho capito, ma tu ammazzeresti qualcuno con le tende aperte? Metti conto che le cose precipitino. Harry, scusa, ma quella finestra era illuminata poco fa e c'erano due persone affacciate. Alle due di notte stanno alla finestra a guardare qui. Erano un uomo e una donna, no? Già, ed è stata una donna a chiamare, dicendo d'aver visto tutto. Coraggio. Adesso viene la parte più difficile. Cos'è successo? Un furto al primo piano. Voi siete qui per caso? No, stavamo andando da Kerbacher. Ma è proprio lì che è avvenuto il furto. L'inquilino non è in casa. L'inquilino è morto. Ha detto al primo piano, vero? Ci troverà un mio collega. È stata una vicina ad accorgersi del furto. Passando qui davanti ha visto la porta aperta. Ancora non sappiamo cosa sia stato rubato. Buonasera. Buonasera. Viveva da solo qua? Sì, pare che abbia un figlio, ma a quanto dice la vicina non sta più con il padre. Salve, Derrick. Come mai siete qui? Ci hanno telefonato che c'è stato un furto con scasso. Sì, è vero, c'è stato un furto, ma è collegato ad un omicidio, purtroppo. Un omicidio? Sì. Ma che brutta fine che ha fatto. Non lo auguro a nessuno. A proposito, lo sai che mi cambio la macchina? Ne compro una come la tua. Davvero? Hai visto che sta succedendo là? No, che cosa? Ah, aspetta, adesso ti dico. Ci sono tutti. Nella stanza dell'omicidio no, non c'è nessuno. Non ce li faranno entrare, vedrai. Sai la verità? Mi piacerebbe andare a vedere. Ecco i miei dipendenti, il signor Maurer, il signor Ziegler, il signor Schoenwald. La signora Flor, la mia segretaria. Lo staff della mia ditta. Poi ci sono anche gli autisti, i fattorini. Se vuole, le posso presentare anche quelli. Siamo interdetti, sconvolti. Kerbacher era un ottimo collega. Il suo lavoro era di grande qualità. Una persona onesta. Noi tutti lo stimavamo. E all'interno della ditta che ruolo ricopriva? Dunque era procuratore. E, come le ho detto, inappuntabile. Nei rapporti umani, invece, era, diciamo, scostante. Un carattere un po' particolare. Del privato, qui in ufficio, si può dire che non ne parlava per niente. Del privato? Sì, della sua vita privata. Lei sa che in casa del signor Kerbacher hanno commesso un furto? Sì, l'ho sentito dire. Sinceramente, è a questo che mi riferivo con la sua vita privata. L'omicidio può darsi che sia stato commesso per dei motivi, diciamo, completamente estranei alla nostra ditta. A noi, insomma. Lei mi ha detto che a casa di Kerbacher c'è stato un furto e questo dà un senso a tutta la faccenda. Non può essere una semplice coincidenza. È quello che pensiamo. Quindi non si tratta di un semplice furto con scasso, ma di un'azione in diretta connessione con l'assassinio del collega Kerbacher. Può darsi di sì, certo. Ma chi era allora questo Kerbacher? Oltre ad essere il procuratore della ditta, si capisce? Già. Chi era Kerbacher? È sempre stata una persona molto strana. Certo, professionalmente era una forza della natura, ma umanamente un disastro senza attenuanti.
Aveva grossi problemi, è chiaro. Che tipo di gente frequentava? Ora non mi chieda troppo. Alla chiusura dell'ufficio spariva e riappariva la mattina dopo. Nessuno sa dove andasse. No, della sua vita privata non parlava mai. Tutto quello che sappiamo è che anni fa gli era morta la moglie e da allora viveva solo. Lascia un figlio, Harald. Ma qui dentro nessuno sa che faccia abbia. Ci faccia un breve ritratto di chi era Kerbaker, secondo le sue impressioni. Ah, sì. Non ispirava la minima simpatia. Scontroso. Umorismo zero. Un uomo senza alcuna vitalità. A volte mi dava l'impressione di appartenere a qualche setta nella quale ridere fosse proibito. Sì, lavoravo anche con il signor Kerbaker. Hanno cercato qualcosa qui e l'hanno cercata poi a casa della vittima. Kerbaker si era portato del lavoro a casa? Non saprei dirglielo, però sarebbe strano. Normalmente no, faceva tutto qua. Qualcuno ci ha detto che la vittima dava l'impressione di appartenere a una setta dove fosse proibito ridere. Dava anche a lei questa sensazione? Come persona era molto seria e corretta. Quando ha avuto la notizia? Stamattina. È una tragedia per tutta l'azienda. Suo padre è stato ucciso qui, nel suo ufficio. Siamo tutti molto scossi. Grazie. È arrivato il figlio di Kerbaker. Grazie. Signor Kerbaker, abbiamo cercato in tutti i modi di avvertirla stanotte, ma non siamo riusciti a trovarla. Posso andare a vedere? Sì, prego. Chi ha ucciso mio padre? Non lo sappiamo ancora. Un ladro? Sì, è stato un ladro. Era entrato qui per rubare dei documenti quando suo padre lo ha sorpreso. Ne è seguita una colluttazione durante la quale è rimasto ucciso. Ed è probabile che sia la stessa persona che dopo gli ha messo a soqquadro la casa. La domanda principale adesso è cosa stava cercando il colpevole che avesse una così grande importanza per lui. Prima in ufficio e poi a casa. Avrà a che vedere con quello che faceva, con il suo lavoro qui. Cosa faceva qui? Ah, come? Non me l'hanno già raccontato? Suo padre era procuratore, vero? Sì. Però questo lavoro da qualche mese non gli piaceva più. Sai il perché? Mi diceva che c'era un clima differente. Un momento, prego. Sia più preciso. Ogni parola può essere importante. Diceva che la vita umana non ha alcun valore per quella gente. E questo cosa vorrebbe dire? Penso ci fosse in ballo un grande affare, con provvigioni di milioni di dollari. Ah, sei arrivato, Rolls. Non so quanto ci vorrà ancora. Un momento. Posso sapere se ha ancora bisogno di noi? Vorrei ancora scambiare due parole con i signori e con lei. Le proporrei una cosa. Qui dietro l'ufficio c'è un piccolo ristorante. Cucinano molto bene. Vogliamo andarci? Niente in contrario. Ci tiene compagnia? Venite, signori. Passa a casa e dia a mia moglie che non so quando mi sbrigherò. Venga anche lei, signora Flora. Speriamo bene. Già, speriamo di non andare per le lunghe. In questo posto fanno il pesce in un modo. Desidera qualcosa? Sono la donna delle pulizie. Sono venuta qualche giorno fa a chiederle lavoro. Volevo sapere. L'ufficio è chiuso oggi.
Anna? Sì, sono io. Hai saputo qualcosa? Sì. Sì, Rudolf. E li ho visti, tutti. In faccia, per bene. Tutti gli impiegati. E la polizia era agitata. Tutti erano agitati. Sai, credo di aver riconosciuto l'assassino. Le informazioni sono buone. Holvein è molto stimato. Le banche garantiscono per lui. Insomma, una ditta solida e decisamente in ascesa. Ma il suo procuratore avrebbe detto che non ha nessuna considerazione per la vita umana. E tratta affari dove ci sono in gioco delle provvigioni di milioni, addirittura, in dollari. Qual è la situazione classica in cui la vita non conta? Io ne conosco almeno una. Armi. Traffico d'armi, giusto? Telefoniamo a Holvein e chiediamolo a lui. Sì, pronto? Mi chiamo Derrick, della polizia criminale. C'è il signor Holvein, per favore. In questo momento mio marito non è in casa. Aveva un appuntamento in città. Vuole lasciare un messaggio? Non ce n'è bisogno, grazie tante. Magari dica a suo marito che mi rifarò vivo. Grazie ancora. Anna, vai tu al telefono? Sì, stavo già andando. Chi parla? Io con chi parlo? Berman, chi è? Stia lontana da questa storia. Come ha detto? Ho detto stia lontana da questa storia. Vada alla cassetta delle lettere. C'è qualcosa per lei. Chi era? Con chi stavi parlando? Mi ha detto di stare lontana da questa storia. Andiamo alla cassetta delle lettere. Una busta. Aprila. Soldi. Nient'altro. Neanche un biglietto. Solo soldi. E guarda quanti sono. Almeno qualche migliaio. Migliaia di marchi saranno. Già. E nella cassetta chi ce li avrà messi? Stia lontana da questa storia, così ha detto. E questa è la ricompensa per stare lontani dalla storia. Io l'avrei fatto in ogni caso, figurati. Bisogna decidere come usare questi soldi. Iniziamo dall'alto, dal quarto piano. Appartamento per appartamento. Chi sarà? Aspetta, Rudolf. Ho un presentimento, non sono tranquilla. Nascondiamo i soldi. Vado io. Sì, chi è? Polizia criminale, si apre per favore. Un momento, prego. Possiamo parlarle? Sì, sì, prego. Mille grazie. Lei è Anna Berman, vero? Sì. L'ispettore Derrick, io mi chiamo Klein. Non ci fa entrare? Sì. Grazie. Questo è mio marito. Buongiorno, signor Berman. Che cosa succede? Potremmo dare un'occhiata dalla sua finestra? Sì, certo. Grazie. No, non è questa. No. Signor Berman, per caso avete altre finestre che guardano da questo lato della strada? C'è quella della cucina. La ringrazio.
Non c'è dubbio, è questa. E quella è la stanza dell'omicidio. Signora Berman, è stata lei questa notte a telefonare alla polizia dicendo di aver assistito a un omicidio? Immagino che l'abbia visto dalla finestra qui accanto, quella della cucina. Signora Berman, è abbastanza chiara la domanda? Sì, sì. No. Cosa avrei assistito? Nella casa di fronte, la notte scorsa, è stato commesso un omicidio, signora. Sì, l'abbiamo sentito dire. E la stessa notte eravate alla finestra e guardavate in quella direzione. Noi? Ma sì, voi due. Vi abbiamo visti. Di notte, alle 2:30 passate, voi in genere state alla finestra? O eravate curiosi di vedere gli sviluppi della vostra denuncia? Signora Berman, è vero che ha telefonato? È vero che è lei che ha assistito all'omicidio? No, no, io non ho telefonato alla polizia, come dice lei. Si sta sbagliando. E sbaglio se penso di averla vista qualche ora fa nell'atrio del palazzo di fronte, quello dell'ufficio? Sì, ero io. Mi sono offerta di andare a fare le pulizie. Ma mi hanno detto che l'ufficio oggi rimaneva chiuso. Signora Berman, è sicura che sta dicendo la verità? Ah, ma certo. E perché mentirei? Bene. In questo caso, scusate per il disturbo che vi abbiamo dato. Arrivederci. Non potevo mica raccontarglielo. Abbiamo anche i soldi in casa. Se ne stia lontana da questa storia. Aveva ragione quello. Il denaro deve sparire. È una parola, ma che ci facciamo? C'è della birra. Oggi ancora non sono scesa a comprarla. Allora andiamo adesso. Posso passare da lei un secondo? Adesso? Ho un appuntamento. È una cosa urgente? Sì, molto urgente. L'aspetto, ma faccia presto. Vuole accennarmi di cosa si tratta? No, tanto sarò da lei fra un minuto. È successo qualcosa? Un mio dipendente è stato ucciso la notte scorsa. Chi era? Kerbacher. Ma niente domande ora. Dove è stato ucciso? In ditta, nel suo ufficio. Una faccenda inverosimile. Pronto? Senta, Ziegler. Era qua dentro. Già, neanche fosse il postino ad avercela messa. Pensa se portassero sempre lettere come questa. Cosa? Ancora niente. Ma hai guardato bene dentro la cassetta? Immagina, davanti alle cassette della posta ci sarebbe la fila tutte le mattine. Avanti, dai, dai, dai. Rudolf, dove hai messo i soldi? Nella tasca. Nella tasca interna. Di Anna. Anna, Anna. Gli altri portano a spasso il cane, noi invece portiamo a spasso 5.000 marchi. Ho anche cambiato camminata. Non ho cambiato camminata? Senti, adesso voglio la mia birra. Quella di oggi, quella di domani, quella di tutti i giorni. Non bere così tanto. Perché no, scusa? Perché non ci sei abituato. E quando non si è abituati, alla fine si straparla. Magnifica. E tu perché non bevi? Hai visto? Ora cominci. Comincio cosa? A esagerare. Oh, rompi scatole. Adesso prendiamo un taxi. Ma sono due passi fino a casa. Non andiamo ancora a casa. Forza. Vieni, sali. Dove andiamo? Dove ci siano delle anatre.
Signori, buongiorno. Signor Kerbacher, accomodatevi. Linda? Eccomi. Mia moglie. Molto piacere. Piacere mio. Il signor Derrick, il suo collega. E tu conosci il giovane Kerbacher? No, ho appena saputo della tragedia. È terribile quello che è accaduto a suo padre. Qualcosa da bere, pensaci tu. Sì. Prego, signori. Cerchiamo di arrivare subito al sodo. Ho un appuntamento importante e non vorrei tardare. Che cosa ci fa la polizia qui? Per favore, portali tu, tesoro. Mm-hmm. La sua import-export commercia anche in armi? Sì. Uh-huh. Naturalmente entro i limiti consentiti dalla legge. Certo. Ma perché stiamo in piedi? Accomodati. Grazie. La mia attività, per l'esattezza, si conforma al paragrafo 5 della legge sugli armamenti. Cioè trattiamo gli affari fuori dal territorio tedesco. Io sono l'impiegato di una ditta che ha la sua sede legale in Svizzera. E quali incombenze le sono state affidate come impiegato? Mi occupo della vendita e di quello che ci offrono. E che cosa vi offrono? Cosa? Grazie. Lì la concorrenza è spietata e noi siamo dei pivellini. I bocconi più appetitosi ce li vediamo passare sotto il naso. E quali sono questi bocconi appetitosi? Aerei da combattimento, elicotteri, obici FH Howitzer, missili Town. Beh, queste cose qui. Ma come mai tante domande su questo argomento? Beh, il suo procuratore Kerbacher non era più a suo agio nei rapporti con la ditta e l'ha raccontato al figlio. Cosa diceva esattamente? Diceva che a lei e a quelli che lavorano con lei della vita umana non interessa niente. Cosa? Ma che assurdità. Soltanto le provvigioni vi interessano, i milioni di dollari. Io non so neanche di cosa sta parlando. Sul serio vendi armi, papà? No, che non vendo armi, sarebbe illegale. Io partecipo dagli affari in osservanza al paragrafo 5 della legge sugli armamenti, è tutto. Assolutamente in regola. Cannoni, aerei? In piccoli quantitativi, è una merce come le altre. Qualcuno le fabbrica e qualcun altro invece le vende. E qualcuno le compra per uccidere. Vogliamo filosofare sulla guerra e la pace? Mi sta bene, ma non negli affari. Parliamo di omicidi. Lei mi faccia delle domande sulla morte del mio procuratore. Già. Ha toccato il punto dolente. Ha qualche altra domanda? Non per il momento. È tutto, grazie. Se permette, le ricordo che avrei quel famoso appuntamento. Non la trattengo oltre. Mi dispiace, mio marito va sempre di fretta. Non deve preoccuparsi, signora. Scusi, Mr. Morrison, sono in ritardo. Salve, signor Holbein, piacere di vederla. Eravamo giusto arrivati a discutere del prezzo.
paghiamo qualcosa? Certo, dobbiamo festeggiare. Per questo genere di affari il danno maggiore sarebbe uno scandalo. Cosa voleva la polizia da lei? Kerbacher prima di morire si era confidato con il figlio sulla ditta, su di noi. Per noi la vita umana non conterebbe niente. Ci interessano solo le provvigioni, milioni di dollari. Ah sì, mi piacerebbe. E il poliziotto è venuto a chiedermi se abbiamo a che fare con il traffico d'armi. Cosa? Ma come si è permesso? Si è permesso. E io gli ho risposto che tra l'altro operiamo anche in questo settore, che siccome abbiamo moltissimi interessi, concludiamo anche di questi affari. Naturalmente nella rigorosa osservanza del paragrafo 5. E sul volume d'affari e i pagamenti? Non me l'ha chiesto. Uno scandalo sarebbe la fine. E con la donna alla finestra? Che cosa vogliamo fare oggi? C'è un tempo magnifico. È la giornata adatta per una passeggiata. O hai qualche altra idea? Sì, ce l'ho. È qualcosa come dire, come un dolce ricordo. È un'esperienza che non ho mai potuto dimenticare. Oh. Ha chiamato un taxi, signora? Sì, certo. Ah, grazie, faccio da sola. Ogni cittadino tedesco che sia trovato a violare la legge sul controllo degli armamenti si rende così passibile di una pena che va fino a 10 anni di detenzione. Niente meno. Non è finito. Questi provvedimenti riguardano quelli che vendono armi da guerra senza autorizzazione, che fungono da mediatori o comunque procurano occasioni di vendita. C'è un'eccezione però, che è scritta al paragrafo 5. Non ha bisogno di alcun permesso colui che agisce per conto di qualsiasi altra persona se quell'altro è uno straniero. Mm-hmm. Bene, ammettiamo che Kerbacher fosse contrario a questo genere di affari e che oltretutto non fosse rispettato il paragrafo 5. Sì, e ci avrebbe messo poco a dimostrarlo. Evidentemente l'intenzione era di impedire quest'affare. Supponiamo che volesse procurarsi le prove che i suoi colleghi stavano per andare contro la legge. Era in ufficio per questo. Non avrebbe avuto bisogno di forzare niente, era nel suo ufficio. Stava cercando quando a mezzanotte viene sorpreso e poi strangolato. Quindi il furto è una messa in scena. Il colpevole fa parte della ditta. Non avrei mai sperato di sentirmi ancora così giovane. Oh, 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 oh. Dai, vieni. Vieni. Brindo alla nostra salute. E alla salute di Dio Onnipotente che ci ha regalato tutto questo. E che l'ha messo nella cassetta delle lettere. Ah, già. A Mr. John Clerk, Lay Company, Lussemburgo. Signor Holbein, può venire un istante? Eccoli, guardi. Girano soltanto in taxi. Purché non aprono bocca. Sei nervoso? Io nervoso? Neanche per idea. La polizia non ha chiamato più? No. Cos'è, hai paura della polizia? Ma figurati. Ci mancherebbe. Mi fanno perdere tempo, e questo è il fatto. È stato commesso un omicidio e loro indagano. Facciano pure. Mi urta terribilmente il tuo atteggiamento. Cos'ha che non va? Manca di compassione. Senti che parole. Le servo ancora? Sì, sì, aspetta fuori. Devo parlarti un attimo. Forse devo uscire di nuovo. Sto trattando un affare e ho bisogno di calma. Dov'è Erta? In camera sua, a ospiti. Ospiti?
C'è il giovane Kerbaker da lei. Che ci fa lei qui? Che succede? Perché è venuta a trovarti? Di cosa avete parlato? Ma che modi sono? Di cosa avete parlato? Banalità, niente di importante. Lei sta mentendo. Perché è venuto qui? Perdere un padre in questo modo è una cosa orrenda. Sono stata io a dirgli di venirci a trovare. Stammi a sentire tu. Suo padre era un buon diavolo, una brava persona senz'altro, ma si è comportato male verso la ditta. Mi dispiace dire una cosa del genere, ma l'avrei licenziato. Stai parlando di una persona che è appena morta, lo sai? Un essere umano conta meno della tua ditta. Non farmi impazzire. Sembra che il tempo regga. Ti chiamo un taxi? Che facciamo con i due vecchi? Stiamo tranquilli. Non vedo perché dovrebbero parlare ora. Magari facciamogli arrivare dall'altra posta. I signori della polizia. Buongiorno. Come vede, siamo in riunione. Con chi vuole parlare? Con la sua segretaria, la signora Flor. Con la mia segretaria? Prego. Mi servirebbero un paio di scarpe. Le compriamo oggi in città. Che ne dici, si può? Le scarpe nuove? E io che non ho più neanche un cappello. Signora Flor, lei conosce il paragrafo 5 della legge sul controllo degli armamenti? Sì, sì, certo. Lo conosco bene. Dice che la vendita di armi o apparati militari in genere non può essere effettuata in territorio tedesco da persone di nazionalità tedesca. O quantomeno non a loro nome. Perfetto. Ora, questa legge è mai stata violata dal suo principale? Questo non glielo so dire. Sono la segretaria, nient'altro. Io scrivo quello che lui mi detta e non entro certo in merito ai suoi affari. Lo sa che le basta una parola in più e si trova in mezzo a una strada. Che posizione aveva il vostro procuratore riguardo a questi affari? Era favorevole o disapprovava? E se disapprovava, in che modo si manifestava la sua critica? Io non so niente. Cosa ne dicesse, cosa ne pensasse, non ne so niente. Non era d'accordo, vero? Sapeva che qui si commettevano delle illegalità e lui non voleva. Chissà che non abbia minacciato di sporgere denuncia. Le ho detto che non so niente. Non la posso aiutare. Signora Flor, qualcuno la minaccia? Qualcuno le sta impedendo di dire la verità? Risponda, per favore. Stefan, vieni un attimo. Sì. Guarda i Berman che fanno. Prendono il taxi. Da qualche giorno girano soltanto in taxi. Ti sta bene? No, no, così non funziona. Cosa? Cosa non funziona? L'abbinamento non funziona. Cappello nuovo, abito vecchio. Allora, come mi sta? Bene, direi, molto bene. Ma qualcosa non va. Cosa non va, secondo te? Non stiamo più bene insieme. Andiamo nel reparto uomo, forza. Questi come si mangiano? Così, guarda. Devono essere buoni. Assaggiali anche tu, coraggio, mangiali, mangia. Così? No, non quello, quello è piccolo, no. Prendi quell'altro. Questo? Sì, mangia, è buono, no? Ti piace? Strano, è così buono.
Che c'è, Anna? Senti prima chi è. Buongiorno, signora Berman. Scusi se la disturbiamo ancora. Salve, signor Berman. Salve. Immaginerete il motivo per cui siamo di nuovo qui a casa vostra. No. Volete una birra? No, grazie, siamo in servizio. Dovremmo farvi qualche altra domanda. Allora, signora Berman, è stata lei a telefonare alla polizia quella notte dicendo che aveva assistito a un omicidio? No. E da dove le è capitato di vedere quella scena? Per caso, dalla finestra? Della cucina, intendo. La prego. Deve dirmi la verità. Pagano il vostro silenzio? Vi siete fatti comprare? Signora Berman, dove prendete quel denaro? Nella cassetta, in una busta da lettere. Lei prende dei soldi dall'assassino. L'assassino. Ma che ne so io se quello è l'assassino? Sì, ho visto il delitto. Ho visto commettere il delitto. Dalla finestra. Ho visto qualcuno che è stato ucciso, è vero. Ah, ma la faccia del colpevole no. Non so chi sia, quindi non glielo posso dire. Crede che i miei occhi siano così buoni da riconoscere qualcuno tanto lontano? Il colpevole, invece, è convinto che lei l'abbia riconosciuto. Altrimenti perché mandarle del denaro? Signor Berman, l'offerta di quella birra è ancora valida? Ma sì, certo. Anna. Sì, vado subito. Harry. Il colpevole pensa di essere stato riconosciuto. Procederemo seguendo un piano preciso. Mi hanno pregato di riunirvi tutti qui da me. Non so il motivo. Non ne ho idea. Buongiorno. Buongiorno. Anche lei. Salve. Ciao. Cos'è questa adunata generale? Chi le ha detto di venire? La polizia me l'ha detto. Devo assistere alla soluzione del caso. Ma quale soluzione? E tu cosa vuoi? Aspetta fuori. Quelli della polizia criminale mi hanno ordinato di entrare in casa. Va bene, vai in cucina. Mi hanno detto chiaramente di stare con lei e con gli altri signori. Certo che hanno una bella faccia tosta. Dove sono adesso? Stanno arrivando. Si preoccupi di nulla. Faccia semplicemente quello che le ho detto di fare. D'accordo? Certo, certo. Ho voluto che foste presenti perché in un modo o nell'altro siete tutti coinvolti in questo caso. Ora entreranno due testimoni. Due persone che abitano di fronte al palazzo dove è avvenuto il delitto e quella notte hanno telefonato alla polizia per denunciarlo. Però si tratta di due signori anziani e timorosi che, essendo stati minacciati in un primo momento, non hanno avuto il coraggio di ammettere di aver assistito all'assassinio. Oltretutto, il colpevole ha cercato di corromperli mettendo del denaro nella loro cassetta delle lettere. Allora, adesso, grazie ai signori Berman, sapremo chi è l'assassino. Harry.
Signori, prego, entrate. Grazie. Allora, signora Berman, adesso si dà una bella guardata intorno e poi ci indica l'uomo che ha visto quella notte dalla finestra della sua cucina, va bene? Bene. Cominci. È stato lui. Ma è pazza quella donna. Ha visto me l'altra notte. Me? Così secondo lei l'avrei ammazzato io, Kerbacher. Io? È solo una povera pazza. Come potrebbe sbagliarsi? Lei è talmente riconoscibile con quell'uniforme, signor Rolfs. Ma voi dovete aiutarmi. Almeno lei. No, 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 no. Guardi che non ci sto a levare le castagne dal fuoco per voi. Io non c'entro niente con quello che è successo. Niente. Io l'ho accompagnato in ufficio quella notte. Mi ha detto che doveva convincere qualcuno a non commettere una sciocchezza. E quel qualcuno l'ho scoperto solamente dopo. Era il suo procuratore. L'ho capito dalla macchina sotto l'ufficio, a mezzanotte e mezzo. Quando è uscito dal palazzo, tremava come una foglia. Non riusciva a parlare. Ha detto soltanto, neanche una parola, su dove siamo stati. È andata. Permette, signora? Grazie. Ecco, vi accompagniamo fino a casa. No, vi siete disturbati anche troppo. Mille grazie per il passaggio, signor Derrick. Sono io che la ringrazio per il suo aiuto. Però sono state delle stupende giornate. Ti ricordi la prima volta che abbiamo trovato i soldi dentro la cassetta delle lettere? Che sorpresa! Io non riuscivo a credere ai miei occhi. Non avevo mai visto tanti biglietti da 500 marche tutti insieme.